La festa di Santa Maria del Piano ad Episcopia il 5 agosto 1930. Le prime immagini, sia pure amatoriali, di devozione popolare in Basilicata. A colori è invece il documentario La Madonna del Pollino del 1979 di Mario Carbone. Sono solo due esempi di quella che Don Giuseppe De Luca definiva di pietà popolare, ovvero la religiosità, o se vogliamo la spiritualità, intesa come espressione e testimonianza di fede. E ancora una radiografia attenta e ragionata dei santuari mariani presso i quali il contadino lucano. Un censimento delle oltre 1300 feste religiose lucane è stato fatto in uno studio realizzato dal professor Angelo Lucano La Rotonda e presentato a Potenza nella sede della Biblioteca Nazionale. Il volume Feste lucane, genealogia di una identità, di 640 pagine, 35 euro il prezzo di copertina, è pubblicato dalla casa editrice Ediga Frema della Società Cooperativa di Policoro. Uno studio che si riallaccia idealmente al di fuori della storiografia ecclesiastica proprio a Don Giuseppe De Luca, che per anni si dedicò alla ricerca sulla pietà popolare, dando origine nel 1951 al periodico Archivio Italiano per la Storia della Pietà e al suo discepolo Gabriele De Rosa, che costituirà successivamente a Padova, a Salerno e a Potenza, con la rivista Ricerche di Storia Sociale e Religiosa, fondata nel 1973, nuclei di ricercatori dediti allo studio della diocesi con i loro ordinamenti periferici, la consistenza e la formazione culturale del clero, le mentalità collettive delle popolazioni, l'intreccio tra le manifestazioni religiose e le trasformazioni sociali. Sul volume di Angelo Lucano La Rotonda ha parlato Monsignor Luigi Telesca, docente di storia della Chiesa antica e medievale e di patristica presso la Pontificia Università Cattolica Lateranense. Sono pure intervenuti il direttore della Biblioteca Nazionale Franco Sabia, l'editore Antonella Sant'Arcangelo, la presidente della Banca di Credito Cooperativo di Laurenzana e Novasiri, Teresa Fiordelisi. Ha concluso i lavori il presidente del Consiglio regionale, Piero La Corazza. I lavori sono stati coordinati dalla giornalista Nicoletta Altomonte. Un'ultima annotazione, il volume corredato da numerose fotografie in bianco e nero e a colori di Filippo Verova, Gianni Santilio, Leonardo Lovallo, Luciano Iudici e Michele Volonnino, si avvale di un contributo di Giuseppe Milillo, che ha curato la cronologia delle feste lucane, è in appendice di tre brevi schede di Sabino Iusco, Rocco Brancati e Nicola Pavese. La fotografia sulla Gazzetta del Mezzogiorno, bellissima. La fotografia che la facemmo a Ferrandina, che lo mettevo sul quotidiano.